durante allora ore febbrili, che cosa metterete sul piatto in prefettura per cercare di avere un ampliamento della capienza del percorso? Ma dunque, certamente proveremo anche a dire di aumentare un pochino il percorso, però il problema non credo sia quello. Il problema è la concentrazione di persone nello stesso posto nello stesso momento, e quindi tutte le persone nel momento in cui passano i carri stanno sotto i carri. La problematica più grossa è che la prefettura non ha calcolato tutta Viale Gramsci, cioè la parte della strada proprio dove passano i carri, mentre i carri occupano 300 metri, quindi il resto del percorso è libero. Quindi diciamo che l'ideale sarebbe che riuscissimo a fargli capire che rimettere almeno il 50% di quella via nel calcolo ci permetterebbe di far rientrare più persone, ma senza creare nessun problema, perché abbiamo visto tutti il posto c'era, era bello pieno, però c'era il Pincio, per esempio, era abbastanza libero, quindi il posto per eventualmente evacuare ce n'è in abbondanza, anche perché ci sono tante vie di fuga. Quindi ecco, questo sarebbe la soluzione forse più secondo noi più possibile, però ovviamente metteremo sul piatto anche l'allungamento del percorso. Questo ci comporterà costi in più, logicamente, perché poi ci vorrà personale in più, ci vorrà personale medico in più, dovremo mettere una piccola tribuna, cioè dovremo dimostrare che realmente non lo facciamo per ingannarli, insomma, ma che realmente il percorso si allunga, quindi comunque ci saranno spese in più. Quindi comunque valuteremo tutto, ovviamente. Adesso stiamo aspettando, il sindaco ha mandato una richiesta di un incontro, stiamo aspettando che ci diano questo incontro, ecco. Se tutto rimarrà com'è e la prefettura non si smuoverà di un centimetro, le persone previste per domenica sono tante, forse 30.000, insomma, sarà un forse qualche problema ci potrebbe essere. Sicuramente ci potrebbe essere. Io quello che riusciremo sicuramente a fare è aumentare gli ingressi, per esempio in via Roma fare due ingressi e un'uscita, mentre la scorsa domenica era un ingresso e un'uscita, così anche insomma nelle vie principali questo si potrà fare, sono piccoli cambiamenti che ovviamente si possono fare, e per il resto certo sono un po' preoccupata anche io, ovviamente. Vedremo, intanto andiamo al tavolo e trattiamo, vediamo se riusciamo, e se no poi fuori non dipende più da noi, e le forze dell'ordine faranno quello che riterranno eventualmente opportuno, insomma, ecco. Vorrei anche un po' sfatare quello che magari da fuori si dice, potevano, dovevano. Purtroppo le leggi già da un anno all'altro cambiano e vanno rispettate, le leggi vanno rispettate, quindi non è che io posso permettermi di andare contro il prefetto, non lo farei mai, perché a parte che andrei in galera, ma non lo farei mai, per principio non esiste. Quindi da fuori è facile, no? Puntare il dito, giudicare. Le cose sono cambiate rispetto già all'anno scorso, rispetto all'anno prima, insomma nei due anni di mia presidenza già è cambiato tutto, quindi ecco, direi che forse è il caso di non straparlare, perché ovviamente noi pensiamo al carnevale, quindi cerchiamo di fare quello che è il meglio possibile nel rispetto delle leggi.